Abbiamo chiesto in fondo di non parlare perché sennò non si riesce a sentire nulla. E adesso Michele De Palma della Fiom. Noi invece dobbiamo difendere gli spazi
che ci conquistiamo. Spazi pubblici in cui l'alternativa comune non ci costruisce perché teoricamente siamo d'accordo, ma perché se io ho un operaio, un impiegato, un lavoratore precario, se Giovanni Barozzino scrive ci volevano con la terza media, perché alla Fiat quando presentavi la domanda, se avevi più della terza media non ti prendevano alla fiancata di mezzo, perché un operaio deve essere un po' stupido, non deve aver fatto la scuola media superiore, perché se ha fatto la scuola media superiore, in quanto tale il sapere viene ritenuto un elemento sovversivo. Allora capite bene che l'assemblea di oggi, insieme a tutti quelli che vorranno dopo questa assemblea costruire questo comune, non lo si fa secondo me a partire dalle organizzazioni, dalle strutture, è Uniti contro la crisi, quando è nata così, perché un gruppo di persone si sono viste. Io spero che questo gruppo di persone diventa sempre più grande e che non ci siano confini, e che l'unica ossessione che noi dobbiamo avere è proteggere questo spazio comune che stiamo provando a costruire e lasciarlo libero di farsi attraversare da tutti, perché se c'è un limite, lo misureremo dopo il 2011, è che in fabbrica, nelle scuole e nelle università, per le strade, o questa assemblea di oggi è in grado di ricostruire un movimento generale in questo paese che guarda l'Europa, oppure corriamo il rischio di finire ognuno nei recinti, nelle privatizzazioni un po' ideologiche, che rischiano invece di non farci fare quel salto di